Comunque ragazzi, ho iniziato la mega quest per ottenere la Soul Glitter, come avete letto dal titolo. E i ragazzi qua si stanno organizzando, sono entrato da uno, adesso uno ha trovato l'oggetto che serve per evocare Barba Nera nel secondo mare, perché sì, serve un oggetto che droppa lui al 100%. E quindi adesso ci stiamo un attimino organizzando per questo raid, lo andremo a sconfiggere e dopodiché avrò il primo pezzo per farla su Glitter. Glitter, non so come si dice, lo guardo su Google Traduttore. 5 minutes later. Ok, comunque ho avuto un po' di controversie, nel senso che mi hanno anche scammato. Infatti adesso un po' di meno, fortemente tipo mi hanno rubato lo shadow mio bellissimo permanent ice che ho ottenuto con la box del peluche. L'ho dovuto dare a sto Buddha per riuscire a riprendere, insomma, per fare il raid, giustamente. Sti cose, alcuni se non paghi non ti vogliono dare niente, giustamente. Dai, non giustamente, sembra un po' una scammata. Però se è l'unico modo, è l'unico modo, perché è un item molto raro, quindi è un po' complicata la situazione, diciamo. Ed andiamo, c'ha sto coso qua. Io posso anche baffare le persone, non è un problema. Ci dovremmo essere, perfetto. Agislow! Non so neanche dove sia, non vedo niente. Dov'è sto cattivo? Dov'è il cattivo? Ah, eccolo! Se solo riuscissi un attimino a vederlo, magari. Eccolo, eccolo. No, l'avevo anche bloccato. Oh, cavoli, oh, cavoli, oh, cavoli, oh, cavoli, oh, cavoli, oh, cavoli. Ah, ma sono anche in combattimento. Ok, buttiamo giù un po' di questo. Possiamo anche risvegliare la razza un attimo. Ok. Facciamo così. Facciamo così. Ci dovremmo essere. Dov'è? Dov'è il tipo? Eccolo, 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 eccolo. Ma gli incenerisco il sedere. Devo andare. Dov'è finito? Dov'è finito? Eccolo. Ok. Ok. E mi ha dato tutto quanto. Perfetto. E niente, l'oro non lo so se hanno fatto, sì, ce l'ho preso. Perfetto, adesso abbiamo il frammento. E per il frammento vediamo un po'. Eccolo qui, questo frammento qua ragazzi è un item che ci serve per varie cose. Anche per prendere una skin della Darkblade. Per il momento però mi interessa solamente per fare la quest della Soul Glitter, che ci serve appunto questo oggetto e anche altre consumabili che adesso andrò a prendere. The next day. Ok, per ottenerla sul Glitter, la chitarra dell'anima, allora mi rimane, essendo che ho preso il frammento da Barba Nera, ho già 500 ossa, che è un altro dei prerequisiti per riuscire ad ottenere questa chitarra. Mi rimangono 250 di ectoplasma che si possono prendere qua alla nave fantasma, uccidendo gli NPC. Quindi niente, essendo che ne ho tipo 45, dovrò farmare per un bel po'. Oh wow, un frutto per me gratis. Mentre farmavo, grazie. Ah, l'ho trovato. Ah, spawna qua. Lol. The next day. Allora, ho ottenuto tutti quanti i 250 pezzi di ectoplasma che mi servivano. Adesso mi rimane solamente da andare nel terzo mare come prossimo step. Ed eccoci qua nel terzo mare, nel castello infestato. Allora, da qua bisognerebbe intanto andare a pregare durante la luna piena. Cosa che però io ho già fatto, quindi non ho più bisogno di rifarlo, da come ho letto. E andate a finire a prendere un po' questi bauli che non si sa mai, magari trovi qualcosa di bello, tipo il calice. No, ovviamente non trovo mai niente, figuriamoci. Quindi, essendo che quella parte l'ho già fatta, mi rimane il prossimo step, che è quello di uccidere, mi pare, 6 zombie da questa parte. E li devo uccidere nello stesso identico modo, nel senso devo fare la stessa mossa per ucciderne 6 in uno. 5 minutes later. Ok. Ho ucciso, eccellente. Allora, ho dovuto fare col mammut, li ho ridotti tutti a pochissima vita. E poi gli ho fatto la cina ai denti e mi ha fatto eccellente, perfetto. Questo vuol dire che anche questa fase di questa missione è andata bene. È stato un pochettino complicato perché dovevo vedere quale frutto era meglio. Ho provato col terremoto prima, ma no, col mammut viene bene, col mammut viene bene. Ora mi dice che devo tornare al cimitero, quindi per di qua. Ok, adesso c'è un qualcosa di... Ah, vedete, sti cartelli qua.
cos'è che dice? Tipo, devo contare le bare, le tombe, proprio penso queste qua. E quella dove ce n'è di più devo far diventare bianco il cartello. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Almeno credo che si faccia così, ho capito, fare così. 3, 6. Quindi di qua. E qua però sono 5. Forse valgono anche queste qua. Aspetta un attimo, proviamo così. Così. Ok, sì, penso che abbia funzionato. La mia intuizione era giusta. Eccellente, ok. E mi dice un terzo eccellente. Sì, sarebbe un terzo eccellente, perché il primo lo fa, l'abbiamo ottenuto pregando qui con la luna piena. Che era successo uso, con la luna piena. Ok, essenzialmente poi per la subguita l'abbiamo quasi finito. Mi rimane solamente, intanto prendiamo questo qua, da parlare con il signor fantasma. Il signor... un movimento. Ah, infatti c'è qualcuno. C'ho la chi della percezione nella vita reale ormai. C'ho i sensi talmente sviluppati. Ok. Ti devi aprire. Ah, ma solamente se fai questa funziona? Comunque devo parlare con questo fantasma. Che originalità per un fantasma. Cioè, a manina. Va bene, ok. Allora, devo parlare con lui. Mi dice, salve. E poi esplode. Penso che dovesse essere inizialmente qualcosa di creepy e qualcosa di cringe un pochettino. Cioè, boh, manichino. Ciao. Poi esplode tutto. Ok. Come prossima cosa dovrebbe esserci... ecco qui, questa cosa qua. Non ho ben capito com'è che funziona il giardino qua dietro. Però qua consiglia di mettersi qui e poi prendere un bellissimo screenshot. Vediamo un attimino. Fatemi fare uno screen, scusate. Perfetto. Io l'ho preso, non lo vedete, ma io l'ho preso. E poi di andare qua dietro. Allora, qua c'è la stanza del Soul Reaper. Per di qua, che non ho anche ammazzato un altro, ma ancora non mi vuole dare la sua bellissima falce. E poi di andare giù di sotto, di qua. Cosa ci fai te la sua? Vabbè. E poi di andare a una griglia. Aha, questa qua, ok. E c'è praticamente un ordine da inserire. Fatemi vedere un pochettino come funziona. 5 minutes later. No, non succede niente. Credo di star sbagliando qualcosa, cavoli. Boh, non ne ho la più pallida idea. Fermi tutti. Allora, penso di aver capito. Se avete notato, i trofei che c'erano, di cui ho fatto lo screen, hanno delle posizioni con i manici, ovvero se sono in orizzontale, in verticale o se ci sono degli alberi. Orizzontale o verticale lo posso decidere da qui con queste barre. Mentre se ci sono gli alberi, semplicemente lasciate in bianco, quindi non ci devono essere altre barre. Teoricamente dovrebbe essere il mio in questa maniera. Penso che cambi da server a server. Quindi così, bianco, 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 tutto bianco, e questo così. Ok, sì, l'ho capito il ragionamento, perfetto, eccellente. Ok, adesso cosa? Devo far saltare in aria questo posto? Sono pronto, sono un mammut dopo tutto. Sono pronto a far saltare in aria tutto quanto. Ah, ok, molto semplice. Adesso c'è un procedimento molto simile al laboratorio del secondo mare. Ovvero, questi cosi cambiano colore. Vediamo un po' se riesco a fare. Ecco, fatto, vedi? Allora, qua dovrebbe essere il primo blu, vuoto, rosso, poi di nuovo vuoto, poi verde. Perfetto, così, dopo verde, vuoto, blu, rosso. Ok, ha fatto tutto da solo. Congratulazioni. Ho sbloccato l'ultra istinto, che è successo? Aspetta, c'è un NPC di qua. Devo fare di qua, col macchinario? Clicca per interagire, è molto probabile. Sì, decisamente posso finalmente craftare la chitarra dell'anima. Allora, il Dark Fragment l'abbiamo preso da Barba Nera, che mi è costato, mi hanno scammato tipo due volte, quindi... il mio Permanent Ice che avevo dal peluche, uffa. 250 di ectoplasma, che l'abbiamo già preso, 500 ossa che ce le abbiamo e mi avanzano, e anche 5000 frammenti che le avevo già farmati un bel po' prima. Crea. E abbiamo ottenuto la nostra chitarra delle anime. Vediamo un pochettino. Ecco, l'unica, tra virgolette, pistola, perché è identificata come pistola o arco o roba del genere. E mitica. Quindi dovrebbe essere eccezionale, teoricamente. Vediamo un pochettino. Carina, carina. Fa anche un gran fracasso e ti attira un botto di epilessia. Comunque, il diavolo costa 300 di oh mio Dio, è un botto. È davvero tanto. Vediamo un pochettino di far level appare. Ah, e giustamente come tutte le armi, quindi spade e pistole, può essere upgradata. Comunque, sono arrivato qua per farmare. Dovrei anche portare al 350 però l'ancora. L'ancora quindi forse è più forte della solubilità. Ok, che sono effettivamente armi diverse.
Però la quantità dei livelli sono 50 in più, non è proprio poco. Ok, iniziare un pochettino a farmare. Che devo dire? E voilà, un bel po' di livelli abbiamo fatto. Vediamo quanto arriviamo con solamente un'uccisione a 63 livelli. Davvero tanto per essere. Allora, l'ho portato un pochettino su, siamo al 95, ma penso che ci voglia molto di più di così. Una intanto delle prime cose che voglio fare è vedere se lo posso già upgradare effettivamente. Allora, pirata migliorata. No, no, aspetta, ho sbagliato nel PC, questo è il... Beh, ma sono bloccato malamente. LOL. Ok, si è sbagliato. Dicevo, a te, allora, pistola. Mi serve un altro Dark Fragment? Serve un botto, più un 6% di danni in più. Ok, d'accordo, con calma, amico mio. Ok, ho ucciso un altro boss e adesso abbiamo la prima. Ok, non male. Scuoiatore dell'anima, la miseria, che nomi tamarri abbiamo qua. C'è un tizio che sta continuando a provare a uccidermi. Ma sei serio, zio? Basta, dai. Vade retro, demonio. È ancora qua lui. E io me ne vado così. Ti ho già ucciso due volte, mi fai schifo, vai via. Vai via, puzzone. Ne vuole ancora. Ne vuole ancora dal mammuttone. Ne vuoi ancora dal mammuttone, oneone? Ne vuoi ancora? Me la vuoi dare tutta la tua taglia? Ouch. La miseria, che combo. Boom, boom. Se l'hai cercata dopo un po', però. Che cavoli. Cosa ne vuoi anche te laggiù? Vuoi anche te? Allora, mammuttone. Vai. Piaccia del mammuttone oneone. Dov'è? Ho perso di vista. Boom. Ok, avanti il prossimo. Non so che dire, date grazie per la taglia, però non mi aumenta per qualche motivo, vabbè. Ne vuoi ancora? Ho già ucciso il tuo collega 3 volte. E te una volta, non so, vuoi continuare? Cosa vuoi fare? Ma... vabbè, no, mi sembra che... Boh, allora, purtroppo nel PvP devo ancora bene capire com'è che funziona sta roba. Credo che sia tutto un faccio danno a caso e aspetto tipo che... Cioè immobilizzo l'avversario, lo faccio saltare in aria e robe del genere. Per evitare che si rigeneri troppo nel frammento io gli faccio un'altra mossa. Credo che essenzialmente sia questo. Utilizzare questa pistola, diciamo, questa chitarra. E il diavolo quindi credo che sarà quella pozzanghera di danno musicale in mezzo. Cioè faccio la build musicale. Faccio la build musicale, raga, scusate. Scusa, posso farlo? Tutto di musica, adesso andiamo. Ok, fantastico. Chissà se workano bene insieme. Non lo so, dovremmo provare in qualche maniera. Roll di un frutto e... frutto del taglio. La mia solita fortuna. Ce la farò tanto ad ammazzarla sta qua, dai. Ok, ho utilizzato 100 Bobux praticamente per far respawnare il boss e fare le che da un botto di exp. Teoricamente ce la dovrei fare adesso. Ok. No, 272. Mi tocca fare... Oh mio Dio, quante cose. Arriverà il livello 300. The next day. Ah, ok. E sono riuscito, tipo... Abbiamo ucciso la cake, quindi tipo 4-5 volte. Ho speso quindi anche dei Robux per fare il prima possibile, perché da un botto di exp la cake queen. Quindi abbiamo sbloccato anche l'X. Invece di il diavolo io la chiamerò l'epilessia, perché è quella che ti fa venire l'epilessia. Boom! Lasciamo proprio stare. Comunque, questo era tutto. Se non riuscite a fare anche la Soul Guitar, è GGVP, siamo a posto.